Ecco Emilio durante il suo TG4. Sembra tranquillo, ma non è così. Guardate come si scatena quando non è più in onda. Come al solito acchiappa il telefono per strapazzare qualcuno. Ogni parte del paese in rappresentanza delle centinaia di migliaia di iscritti. Forza Italia, forza Italia. Detto il direttore, con chi hai parlato per impostare? Detto il direttore, scusi signora. Perché loro sono dei signori, i giornalisti non si possono chiamare se non signore, mister, avariù, capito? Dai tutte le leccate che puoi. Scusi signora, direttore vuol sapere con chi ha parlato per impostare il servizio sulla felicità? Stasera finisce a cazzotti. Giuro che so con chi ha parlato, gli do un cazzotto in bocca e poi vado in galera. No, era, io avevo detto fanno fare a te. Vediamo così. Quello che ha fatto, io vengo fuori dal Papa, l'ottimismo, la cosa, e quelli che mangiano gli spaghetti e saltellano. Hai visto cosa c'era? Prima delle campagne. Cioè ha iniziato quelli che mangiavano gli spaghetti, le cose eccetera. Devo sapere chi è quel testa di c***o, poi mi denunci, che ha parlato con la... Insomma, Emilio è inviperito con qualcuno che ha dato indicazioni sbagliate a un giornalista per un servizio. Vorrei sapere chi l'ha... Stasera veramente finisce bastonato. Non posso, chi l'ha fatto stasera se ne deve andare in vacanza fuori dal c***o per almeno due mesi. Decine e decine di TV e giornalisti accreditati per questo appuntamento che segna il bilancio del... Maledetto, ma maledetto, ma maledetto. Fede vola la testa del responsabile e finalmente con un'altra telefonata Emilio scopre chi è lo sciagurato. A forza, rispondete. Sì, chi gliel'ha detto? Ma cosa io? È stato lui! Lui ha parlato con te. La guarda sta crescendo. Ma avete capito? Emilio aveva minacciato di fargliela di tutti i colori all'incapace responsabile. Con chi ha parlato per impostare il servizio sulla felicità? Stasera finisce a cazzotti. Giuro che so con chi ha parlato, io do un cazzotto in bocca e poi vado in galera. Devo sapere chi è quel testa di c***o, poi mi denunci, che ha parlato con la c***o. Stasera veramente finisce a bastonate. E poi chi era l'incapace? A forza, rispondete. Sì, chi gliel'ha detto? Ma cosa io? Ma cosa c***o dici? Povero Emilio, la rivelazione gli è stata fatale. Guardate com'è ridotto. Vediamo così. Vediamo così. D'altronde quella di Fede è sempre stata un'informazione deformata. Vediamo così.